L'immagine di ladri di biciclette di De Sica introduce la seconda parte del nostro approfondimento dedicato appunto a ladri di biciclette. Allora io saluto Giulietta Pagliaccio, buonasera, presidente buonasera della FIAB, la Federazione Nazionale Amici della Bicicletta, furti di biciclette che ahimè sono tornati di stretta attualità. Secondo una vostra recentissima ricerca, ogni anno nel nostro paese vengono rubate ben 320.000 biciclette. Biciclette. Sì, con una ripercussione anche di tipo economico di oltre, stimata intorno ai 150 milioni, credo. Sì, 150 milioni di euro, secondo uno studio appunto della Confindustria ANCMA, che è la Confindustria delle biciclette. Esatto. Perché questo danno? Beh, è un fenomeno innanzitutto in crescita, proprio perché c'è anche una crescita dell'utilizzo della bicicletta. Ed è un danno economico, prima di tutto per il valore stesso, no? della bicicletta, ma poi per le ricadute che ci sono, perché tendenzialmente chi poi subisce un furto di bicicletta spesso non ricompera una bici di pari livello, oppure spesso si rivolge a un mercato parallelo e dunque magari anche un mercato illegale, dove di solito esatto. arrivano delle biciclette che sono state rubate volta. E risistemate. C'è un problema di sicurezza enorme, perché sempre più spesso magari si tende ad utilizzare un mezzo di trasporto non adeguatamente sicuro e quindi problemi anche per la circolazione. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che si crea appunto anche un danno Quindi, economico. Bicicletta che è tornata in auge, vuoi per necessità, vuoi perché qualcuno come unico mezzo può usare solo la bicicletta, e come abbiamo visto sono aumentati questi furti di biciclette. E purtroppo sì, perché appunto è diventato un mezzo di trasporto per molte persone, una necessità per tante altre, ma nella mia personale opinione c'è anche una maggior consapevolezza dei cittadini che c'è una necessità nuova di vivere le città. Ecco, c'è un modo, la sostenibilità, un modo diverso di vivere, si usa la bicicletta. Si usa molto di più. Allora voi avete lanciato anche una campagna, complichiamo la vita ai ladri di biciclette. Esatto, perché di fatto non crediamo sia possibile debellare totalmente il fenomeno, però sicuramente lo si può rendere molto più difficoltoso. Abbiamo visto l'immagine del film di De Sica, dove lì era molto semplice prendere una bicicletta non legata opportunamente con ecco, una catena. Ecco, ma vale, di fronte a 320.000 biciclette rubate ogni anno, vale ancora la pena andare a far denuncia? Assolutamente sì. Allora, oppure c'è il rischio di trovarsi anche una risposta come proprio nel film di De Sica? Andiamo a rivedere proprio questa scena. Se può fare qualche cosa. C'è tempo, cercherò te. Ma che mi devo mettere a girare per Roma? E posso girare io, che manco la conosco. Ma se ho dato la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette. Ma allora che la faccio a fare sta denuncia? Può servire. Mette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiamo un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora Giulietta, lei diceva assolutamente sì, andare a fare la denuncia, il rischio però di sentirsi rispondere in fondo è solo una bicicletta. E purtroppo questo rischio è ancora concreto, tant'è che nella nostra indagine abbiamo contattato oltre 118 prefetture in Italia, 60 ci hanno risposto e di queste 60, 14 non hanno neanche il dato sul furto della bicicletta, cioè non riescono ad identificare l'oggetto bicicletta. E perché purtroppo non c'è, come dire, un registro che possa identificare la bicicletta. Ma si ruba ogni tipo di bicicletta? Sì. O magari più le mountain bike? No, rispetto... no, conosciamo persone che hanno appunto i classici cancelli, come si dice, cioè biciclette per andare a lavorare, lasciare magari alla stazione delle biciclette. Cioè non proprio di no, prima mano, no, diciamo. Esatto. E riescono a rubare anche quelle oppure biciclette. Oppure magari tornano indietro e manca una ruota, ma
manca il manubrio, manca il sellino. Esatto, vengono cannibalizzate perché vengono recuperati dei pezzi di ricambio magari anche su richiesta specifica. Ecco, diciamo di questa vostra ricerca e solo 3 prefetture, per esempio in Lombardia, hanno risposto. Esatto, solo 3 prefetture, immaginiamo che non sia una cosa Monza, semplice. Monza, che ha denunciato 246 furti di bicicletta, Pavia 174, Sondrio 92. 92. Quindi si ruba questi un po' meno sono... in Valtellina rispetto... Probabilmente sì, questo è il dato ovviamente delle denunce dei furti del 2012, non conosciamo gli altri anni. Poi però avete fatto un altro sondaggio, non attraverso le prefetture ma attraverso dei questionari, dei ciclisti. Chi utilizza la bicicletta tutti i giorni, attraverso le nostre associazioni abbiamo chiesto di compilare un modulo con delle domande semplici, quante denunce, quanti furti e quante denunce nel 2012. In questo caso il numero dei ciclisti che hanno risposto più di 4.000 e la città di Milano è quella che ha risposto maggiormente. E c'è un dato che fa riflettere, su 606 questionari ben 456 hanno denunciato il furto di bicicletta. No, 456 hanno subito un furto, ma solo 100 l'hanno denunciato. Quindi 450 subito e solo 100 l'hanno denunciato, esatto. Quindi stufi di sentirsi dire la risposta, allora in fondo è solo una bicicletta. E purtroppo il danno è anche economico, perché poi alla fine c'è qualcuno che rinuncia addirittura a comprare di nuovo la bicicletta, allora, dopo l'ennesimo furto. Per complicare la vita ai ladri, cosa bisogna fare? A parte comprare una bella catena? La catena o uno strumento che permetta di legare la bicicletta con il suo telaio, che abbia una sua sicurezza intrinseca, questa è la prima cosa, ma con la nostra campagna tentiamo anche di sollecitare l'attenzione delle amministrazioni affinché mettano in atto una serie di iniziative per contrastare il furto. Lego la bicicletta, ma la posso legare bene a delle rastrelliere adeguate, quindi le città devono essere dotate di adeguate rastrelliere. Specialmente magari le zone della stazione, esatto, nei degli punti di interscambio, meglio ancora parcheggi protetti, ma le stesse amministrazioni possono, come dire, utilizzare gli strumenti urbanistici per obbligare ad esempio i condomini ad ospitare le biciclette nei cortili, piuttosto che aiutare le scuole ad ospitare le biciclette nei cortili delle scuole. Spessissimo succede che ragazzi vanno a scuola in bicicletta e poi non possono metterla all'interno e quindi devono legarla fuori a rischio e pericolo. La tecnologia può venire in aiuto contro il furto della bici? Di recente ci sono mezzi diversi elettronici che si utilizzano con un microchip attraverso lo smartphone, eccetera. Ci sono ancora dei problemi legati banalmente, mi dicono, alla carica della batteria, e quindi qualche problema va ancora rettificato. Ecco, allora voi avete presentato delle linee guida soprattutto al... Diciamo che in questo momento il nostro tentativo, che peraltro è stato, come dire, seguito, c'è stato un interesse specifico da parte del Ministero dei Trasporti, di ANCI, è quello di definire delle linee guida per le amministrazioni pubbliche perché possano mettere in atto tutta una serie di iniziative per il contrasto, non ultimo la punzonatura del codice fiscale sul telaio della bici. Quindi sul telaio della mia bici io faccio punzonare il numero di codice fiscale, che è una sorta di targa personale, diciamo. Esatto, senza nessun obbligo ovviamente. Il codice fiscale è una cosa che identifica immediatamente il proprietario di quella bicicletta, senza, ripeto, alcun tipo di obbligo, però può essere un mezzo per contrastare efficacemente il furto, almeno laddove questa cosa viene ormai applicata da diversi anni, cito il comune di Padova, ci sono dei buoni risultati. Quindi qualche risultato, qualche deterrente contro il furto di biciclette c'è? Assolutamente sì, e poi ovviamente resta sempre, come dire, il buon senso per ognuno di cercare di utilizzarla al meglio con tutto quello usando che serve, usando anche i giusti accorgimenti appunto per evitare. Poi c'è l'altro grande problema per la bicicletta, soprattutto in città, che è quello della sicurezza. Questo è l'altro, c'è un'indagine che ha fatto FIAB un paio di anni fa sul perché i
cittadini non utilizzano la bicicletta. Al primo posto c'è appunto la paura delle nostre città, di utilizzare le biciclette nelle nostre città che non sono particolarmente attrezzate a questo mezzo di trasporto. E il secondo motivo è appunto quello del furto delle biciclette. Le nostre città ovviamente hanno ancora una serie di problemi, non tutte per fortuna, c'è un'evoluzione in questo senso. C'è anche una cultura verso le piste ciclabili. Esatto, c'è una cultura nuova. Però a volte magari bisognerebbe tirare le orecchie ai ciclisti perché non usano la pista ciclabile ma preferiscono la strada, specialmente gli emuli di Coppi e Bartali. Esatto, c'è qualcuno che è un po' troppo disinvolto, altri tipo questo che ciclista che stiamo vedendo che va su e giù dal marciapiede. Esatto, che cerca, probabilmente sta cercando una sua strada. Talvolta certe situazioni vengono affrontate anche per evitare situazioni di pericolo maggiore, e io non lo dico per giustificare i ciclisti indisciplinati, però talvolta è effettivamente molto molto difficile poter rispettare delle regole se non a rischio e pericolo della propria vita. Tra l'altro è di questi giorni una ricerca a Milano e provincia, sulle strade di Milano e provincia diminuiti gli incidenti, però purtroppo è strage di pedoni, ciclisti e motociclisti, proprio per l'elevata velocità delle autovetture da una parte, dall'altra magari talvolta per indisciplina o del pedone che magari non attraversa sulle righe, o del ciclista o del motociclista. E il problema è appunto, come è emerso in questa indagine, il problema della velocità, e quindi bisogna sicuramente abbassare la velocità nelle nostre città. E poi ne fanno spese i soggetti cosiddetti vulnerabili, che sono pedoni piuttosto che ciclisti. E chiudo però dicendo che il buon senso sta bene dappertutto. Quindi anche voi ai ciclisti, va bene la bicicletta, piedi, però cerca di usarla con criterio. Sì. Usarla con criterio, usarla appunto in modo di evitare incidenti per te e anche per qualcun altro. Quindi, tra l'altro, sapere andare in bicicletta in città non è facile, perché ci sono molti ostacoli, un po' di zigzag. Esatto, e anche questo, su questo fatto invito tutti quanti a riflettere, in particolar modo gli automobilisti. Se decidiamo di utilizzare la bicicletta, è veramente una sorta di gincana in mezzo a mille altre situazioni diverse, perché purtroppo le nostre città non sono ancora sufficientemente adeguate. Ecco, qui stiamo vedendo una pista ciclabile. A livello di piste ciclabili abbiamo visto è aumentata la sensibilità, ne sono arrivate, però spesso c'è anche l'indisciplina nei confronti della pista ciclabile, cioè i pedoni che non stanno attenti sapendo che camminano sulla pista ciclabile, qualcuno addirittura che parcheggia l'auto sulla pista ciclabile. Diciamo che purtroppo non ci si è ancora resi conto che le nostre città si stanno modificando, e chi utilizza le città ha modalità diverse di muoversi, e allora c'è la strada, c'è il marciapiede, c'è la pista ciclabile. Non si è ancora ben capito da parte di alcuni che ci sono degli ambiti per ognuno. Detto questo, però, c'è anche come dire, alcuni spazi che possono essere tranquillamente condivisi. Noi sosteniamo ad esempio la moderazione del traffico, cioè zone a 30 all'ora. Zone ZTL a 30 all'ora dovrebbero favorire con una bassa velocità, la convivenza auto-bicicletta. Permette a tutti gli utilizzatori di quegli spazi di poter essere in sicurezza. Poi ovviamente sempre il famoso buonsenso e la convivenza sul marciapiede tra pedone e ciclista. Anche qui sembra un po' la guerra tra i poveri. Purtroppo in tante, troppe situazioni il ciclista si trova costretto ad utilizzare uno spazio non suo, magari per evitare incidenti ben più gravi. Questo ovviamente è deprecabile, e anche in questo caso la buona educazione deve sostenere la persona che quantomeno dovrebbe chiedere scusa al pedone che in quel momento magari è un po' arrabbiato. Poi magari ci sono dei pedoni che reagiscono anche in malo modo. E poi c'è anche il pedone, esatto, come dire, l'educazione prescinde dal mezzo di trasporto, perché talvolta le stesse piste ciclabili sono utilizzate dai pedoni. Non per questo, voglio dire, ci si può fare la guerra. Ecco, però sta crescendo allora, voi, perché si sta modificando gli stili di vita, una convinzione sul ritorno delle due ruote?
Ma sta crescendo, a mio avviso, una consapevolezza diversa, una mobilità diversa, esatto, del vivere le nostre città, e quindi c'è maggiore attenzione a una qualità di vita più alta, e la qualità di vita più alta è data anche da città molto più familiari, passatemi questo termine, molto più fruibili da tutte le persone, e le persone si muovono essenzialmente a piedi innanzitutto. E poi utilizzano anche altri mezzi molto più impattanti. Anche perché c'è un dato di Confindustria ANCMA che dice: sono 1.606.014 le biciclette vendute in Italia lo scorso anno, con un incremento dell'8,2% rispetto al 2011. Quindi è un mercato in ampia crescita, peraltro, in un momento di crisi questo è un mercato. Quindi, che su un mercato cresce. In crescita tornano i ladri di biciclette, ahimè. Come sempre succede, succede quando magari c'è ci un si sposta dall'alto, un prodotto che torna di tendenza, e allora, l'altra grande cosa è appunto il tema della sicurezza. La sicurezza, sì, che è un tema che va affrontato. Magari andando poi in giro la sera con i fari accesi davanti. Abbiamo una dietro, campagna come FIAB che si chiama Il ciclista illuminato, proprio per evidenziare un comportamento del ciclista che deve essere illuminato non solo per farsi vedere, ma anche intellettualmente illuminato. Quindi perché andiamo non pure siamo in bicicletta con criteri e sicuri. Allora io ringrazio Giulietta Pagliaccio, presidente della FIAB, per essere stata con noi. Grazie a voi che ci avete seguito. Come di consueto vi lascio le previsioni meteo. Buon proseguimento di serata.